reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi polskiej do Polski, za swoim przewodem złączył się z narodem. Gentili signore e signori, prenderà la parola il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Ringrazio le delegazioni che rappresentano paesi alleati e tutti i convenuti a questo momento di celebrazione dell'ottantesimo anniversario della battaglia di Monte Cassino. Un insieme di combattimenti che si svolsero ininterrottamente dal gennaio al maggio 1944. Per la ferocia e la intensità dei combattimenti è ricordata come la battaglia di maggiore rilievo della campagna d'Italia. Oggi rendiamo omaggio ai protagonisti di quei drammatici eventi. Voi veterani che avete combattuto qui con il generale Anders, insieme ai vostri commilitoni caduti, gli altri combattenti alleati, i soldati del ricostituito esercito italiano e le popolazioni civili, vittime innocenti di quei drammatici eventi. In questo sacrario riposano 1051 caduti, perenne testimonianza di quanto avvenne in questo luogo per sconfiggere la tirannia nazifascista. Queste terre ospitano cimiteri di guerra statunitensi, francesi, del Commonwealth, a Mignano Montelungo quello italiano. I valori universali di libertà e la dedizione all'indipendenza della propria nazione guidarono l'operato dei soldati polacchi e italiani in quel lontano inverno di 80 anni or sono, nella ricerca di un futuro comune, di pace e di libertà. Signor Presidente Duda, signore e signori, la stele posta alla sommità del sacrario reca incisa una frase nitida e semplice: noi soldati polacchi per la nostra e vostra libertà abbiamo dato l'anima a Dio, i corpi al suolo d'Italia e i cuori alla Polonia. Di fronte a queste parole ci inchiniamo con rispetto nella memoria del contributo che quei soldati diedero alla sconfitta del nazifascismo e alla libertà dell'Italia. La popolare canzone polacca che poc'anzi ricordava il presidente Duda, Papaveri Rossi, su Monte Cassino, nella sua ultima strofa recita: questa terra appartiene alla Polonia, anche se lontana da qui, perché la libertà si misura con le croci. Un'immagine drammatica che ci parla di sacrifici estremi per un valore universale, la libertà. A questi sacrifici dobbiamo rendere sempre coerente omaggio. Czy widzisz te grozy na szczycie? Tam wrog twój się kryje jak szor. Musicie, musicie, musicie zakarmić i strącić go z chmur.
Vincent Sławny. Gazeta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Kuta wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą. Prezydent Republiki Włoskiej, pan Sergio Mattarella. Przedstawiciel weteranów władz niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy II Korpusu Polskiego, pan kapitan Władysław Dobrowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Rzeczypospolitej.